Buongiorno a tutti. Molti mi hanno chiesto perché non parlo del dottor Narducci. Non è che non ne voglia parlare, ne ho trattato sia nel primo libro che in questo, e anzi in questo ultimo ampiamente, diffusamente, per quanto mi abbia consentito ovviamente lo spazio. Di conseguenza, anche qui, porgiamo un piccolo antipasto, in attesa di ulteriori approfondimenti. Allora, vi sarete naturalmente accorti del mio scetticismo riguardo al ruolo del dottor Narducci, nella vicenda mostro o addirittura, nell'identificarlo come il mostro improprio. E naturalmente si tratta di un personaggio così affascinante, intrigante, introdotto in certe sfere, poi descritto in un certo modo, a cominciare da quello che ne disse la vedova, no? In un famoso libro, una vedova, e comunque lì per lì non parlò. Narducci morì appunto presumibilmente l'8 ottobre del 1985, poi fu ritrovato il 13 nelle acque del Trasimeno. Nel 2002, quando la vicenda venne di nuovo riesumata e fu riesumato anche il corpo di Narducci, la vedova parlò in un certo modo, ricordiamoci, di questa Francesca Spagnoli, proveniente da una famiglia in una posizione forse ancora più elevata di quella del marito, perché si parla sempre dei Narducci, schiatta di medici, valenti, professori universitari e tutto il resto, però poi dall'altra parte c'era un'industria dolciaria di proporzioni internazionali, insomma, come volume di traffico, esportazioni, eccetera. Sapete già tutto, è inutile, io non mi effondo mai particolarmente perché credo che la platea sia piuttosto informata sulle basi. Poi quanto in tutta questa narrazione ci sia di gatekeeping, voi sapete che cos'è il gatekeeping, cioè purtroppo ci sono versioni che vanno tenute ferme, altrimenti lo spettatore, il lettore, l'interessato rischia di guardare troppo in giro e invece deve rimanere lì dentro, giusto? Dunque, tutto nasce ufficialmente, prima di tutto parliamo di versioni ufficiali. Tutto nasce perché un estetista avrebbe portato in tribunale una cassetta con delle telefonate anonime in cui la minacciavano, ma per questioni sue personali, di questa donna, e le avrebbero detto farai la fine di Narducci e di Pacciani. Ora, se uno di noi prende una cassetta con una registrazione fatta senza il consenso dell'interessato, senza l'autorizzazione del magistrato, e la porta in procura, gliela tirano dietro, ok? Gliela tirano in testa, come diciamo qui noi, e anzi rischia pure qualche incriminazione, perché ricordatevi che diffondere le comunicazioni ricevute da un'altra persona in confidenza o anche anonime, comunque. Ci sono dei nomi, potrebbe anche essere un reato. Io vi ricordo soltanto la penosissima vicenda di Tiziana Cantone, la ragazza trovata impiccata a Napoli, nel napoletano comunque, perché schiacciata psicologicamente da una vicenda di revenge porn. A me non sembra esattamente tale, perché purtroppo Tiziana aveva lei stessa distribuito queste immagini in cui compariva lei, e questo se vuoi puoi farlo a tuo rischio e pericolo, però comparivano anche altre persone. Tant'è vero che qualcuno ha osservato, se fosse in vita, rischierebbe lei stessa un'incriminazione in questo senso. Quindi mostrare foto di altri, comunicazione di altri, screenshot di altri potrebbe configurare un reato, perché ne si è approfondito questo aspetto negli ultimi 20 anni circa, no? Da quando la rete imperversa. Di conseguenza, portare una cassetta in tribunale non significa assolutamente nulla. Poi io in una telefonata anonima posso dire tutte le corbellerie che voglio, che desidero. Posso dire anche che il mio vicino di casa è il mostro di Firenze, cosa che è avvenuta. Poi parleremo di Pacciani, insomma, di come nasce tutta la vicenda. Fu proprio il dottor Perugini a smontare certe tesi sulle lettere anonime. I bigliettini e i pizzinetti che vanno molto di moda adesso. È stato ritrovato un pizzimascicli, è stato ritrovato un biglietto da un'altra parte. Io ricordo un video di un certo canale dove un signore nel giro di un paio d'ore esternò i sospetti sul proprio padre che usciva la sera, che scompariva. Allora, chiunque può essere il mostro di Firenze. Il dottor Narducci, bello.
colto, laureato, dottore, professore universitario, sportivo, l'uomo che aveva le giornate di 48 ore. Quale sport non praticava il dottor Narducci? Non lo so, forse soltanto l'hockey su ghiaccio, per tutti gli altri. Ecco, in una posizione insomma invidiabile, sicuramente è un candidato eccellente. Peccato che tutta questa tesi non fosse poi dimostrabile in modo palmare, perché il dottor Narducci era morto da molti anni quando uscì fuori la sua figura. Di conseguenza si dovette costruire attorno a questo magnifico protagonista un panorama sociale che comprendeva naturalmente persone pari suo e poi tutta una massa di derelitti manovalanza. Da qui uscì questo teorema che personalmente trovo indigesto, ma questa è una mia sensazione alla bocca dello stomaco. E l'unico risultato di questa indagine, condotta sicuramente con scrupolo, ma a mio avviso partita da basi discutibili, fu l'incriminazione del dottore Francesco Calamandrei, del farmacista, legandolo con dei punti molto lunghi, no? Sapete quando si fa la basta, almeno a me hanno insegnato quando mi facevo gli orli che bisogna imbastire. Mia madre mi diceva sempre: fai dei punti lunghi così, fanno schifo. Ecco, la basta lunga, cioè leghiamolo a Lotti, il quale parlò di un dottore. Ma come fece argutamente notare l'avvocato difensore di Calamandrei, Lotti parlò di un dottore e non di un farmacista per cominciare, ecco, poi non entrò mai nei dettagli. Lotti non lo fece mai, parlò un po' in generale, ho sparato così, siamo andati là, eravamo lì, eravamo su, più o meno monosillabi. Questa è la dichiarazione del super testimone. Di conseguenza esce fuori il dottore Francesco Calamandrei. Sortirebbe anche che la principale accusatrice del dottor Calamandrei fosse stata sua moglie Mariella Ciuni, una donna con delle gravi problematiche neuropsichiche, e questa signora aveva fatto due nomi, perché poi erano tutti amici, no? Anche Vigna, insomma, era un giro che si frequentava, quindi aveva fatto anche il nome di Piero Luigi. Il nome di Piero Luigi viene messo da parte, viene salvato, ahimè per lui, soltanto il nome del dottor Calamandrei, il quale passa l'anima dei guai. Basti pensare che durante il processo gli morì il figlio maschio. Poi sapete che ha una magnifica figlia che ha lottato anche lei come una leonessa. È molto importante avere vicino qualcuno che ti vuol bene e ti sostiene. Il dottor Calamandrei fu assolto de plano dopo un processo in cui l'accusa non ebbe praticamente nulla da dire. Ascoltatevi, ripeto, tutta l'udienza su Radio Radicale, credo ci sia ancora. Quindi 2008 assoluzione, non impugnata, e però poi il dottor Calamandrei, insomma, deve aver patito parecchio tutta la situazione. Nel 2012 ci ha lasciato. Non prima però di aver rilasciato una o due interviste. Io me ne ricordo una, il giornalista era Mannoni, un giornalista che io stimo perché ha una caratteristica molto importante: fa una domanda e attende la risposta. La maggior parte dei giornalisti ti fa una domanda, tu apri la bocca come un pesce per rispondere e lui ti interrompe e continua la domanda per altri due minuti, perché il giornalista, insomma, non capisce, cioè, spesso non capisce che il suo ruolo non è quello di darsi la risposta, ma solo di fare la domanda, di porgere gli argomenti, insomma. Quindi bisognerebbe anche mettere un limite alle manie di grandezza di tanti giornalisti, che poi tali non sono, sono così, dei diffusori di notizie. Ecco, detto questo, appunto, il dottor Calamandrei, in quella intervista che vi invito a ripescare, credo ci sia, la visione è pessima, ma l'audio c'è, descrive insomma il suo calvario e argomenta, anche rivelando alcune sue passioni, arti materiche, pittura erotica. Poi se guardate tutto il documento, scusate la luce qui, il documento del Gides, sicuramente si interessava di buddismo, di religioni orientali. Tutto questo forse poteva essere oggetto di pregiudizi negli anni Ottanta, perché vedevi visto come uno stranone, uno sballone, un balengo, ecco. Per dirla alla nordica, però in effetti poi non c'era niente. Si parlò addirittura delle
l'avvocato Zanobini giustamente fa dell'ironia, no, al processo sì, di peripatetiche, di meretrici, e vabbè, e allora anche Rudolf Giuliani ci venne fuori, no, il sindaco di New York, che aveva un parco di sue ragazze favorite. E da quando questo è un peccato? Da quando lo diventa? Perché poi se le debolezze della vita privata devono diventare un atto di accusa contro di noi, potremmo trovarle su tutti, nessuno escluso. Qui veramente mi sovviene Gesù Cristo, che senza peccato scagli la prima pietra. Quindi io per il momento mi fermo qui, anche perché adesso ho da fare. Riprenderemo l'argomento, però la partenza fu questa. Assolutamente instabile dal punto di vista dello start. Dopodiché, quando la costruisci, quando subentra l'opera di ingegneria giudiziaria, si solidifica, c'è la curiosità delle persone. Io lo dissi in un altro video, nel primo che è stato girato su di me, insomma, dall'ottimo Francesco Cappelletti, vi invito a guardarlo. E dunque, ci sono dei miei parenti, per esempio, ho citato mia cugina, subito è arrivato il sarcasmo. Certo, mia cugina è un avvocato, ha studiato la questione, è rimasta colpita dalla questione delle firme false. Però questa è comparsa su un giornale, su una rivista, su rotocalchi che io leggo da quando avevo 5 anni, perché li leggeva mia nonna, mia madre, e anch'io, mia zia, e quindi leggevo anch'io, gente oggi. Sono, ma soprattutto sono state riviste Vangelo per chi voleva abbeverarsi di cronaca un po' più leggera, no? Senza entrare negli appesantimenti dell'Espresso Panorama. Però non sono la scienza infusa, questo va detto, io li ho letti, ci mancherebbe, davano notizie molto interessanti, però poi vanno filtrate quando diventi grande. Ecco, non possono essere la fonte fondamentale, devi contemperare, quello ha detto così, quello ha detto che la goccia è lì per quello, sì, però guarda anche il resto. Ci sono, diciamo, le fonti di sfondo, non esiste un verbo, una scienza infusa. Guardiamo, non dico il contesto, è una parola che mi ha stancato, ma tutti gli aspetti, perché una vicenda di cronaca nera è come una persona non è fatta solo di occhio, di naso, è fatta di tutta una serie di sfumature, è un arcobaleno. E guardiamolo, è difficile. Io, l'unica cosa che io posso obiettare, vi capisco perché è difficile e lo è anche per me. Io sto lottando insieme a voi. A dopo e buona giornata.